Un presepe di campagna che vuole ricordarci da dove veniamo. Con questo intento è stato realizzato all'azienda agricola Piacentini di Olmeneta, in provincia di Cremona. Un grande classico che si ripete anche quest'anno grazie all'impegno di Pierangela e Francesco con l'aiuto di Mauro Pellegri. Diverse scene quotidiane degli anni 40 e 50, dalla scuola ai laboratori dei mestieri di una volta, passando per la casa di campagna con diverse stanze e scene. La maestra, i bambini che giocano, la stufa perché il riscaldamento era a legna e ogni bimbo portava la legna. La lavagna sono classi di elementari, quindi c'è una di scrittura a livello elementare proprio, di corsivo che non si usa quasi più. E il cappello dell'asino, perché purtroppo chi combinava qualcosa finiva dietro la lavagna col cappello sulla testa. Come abbiamo sempre detto, nel nostro presepio, un presepio contadino, rappresentiamo lavori scomparsi, lavori di una volta, come lo stagnino, che non faceva solo lo stagnino, ma faceva anche il calzolaio, e come l'arrotino, il famoso mulita, in dialetto si diceva il mulita, scomparso anche lui dei lavori che c'erano una volta. Siamo nella seconda stanza della casa dove troviamo la mamma col bimbo più piccolo che ha dovuto smettere, poverina, di far la pasta perché piangeva e l'ha messo ad scaldare vicino alla stufa, che era l'unica fonte di riscaldamento di allora, per poterlo fare addormentare e tornare ai suoi doveri. Un allestimento diverso ogni anno. Ovviamente, per definirlo presepe, non può mancare la Natività, con Gesù, Giuseppe e Maria. Ma ci sono anche la stalla e tante altre professioni. Qui abbiamo il commerciante che girava nelle cascine, anche detto mouliner, portava farina, vino, travasava il vino. Piaceva anche travasare il vino, quanto si vede. Questo presepe, così suggestivo, sarà aperto e visitabile fino al 15 di gennaio, in via del Cimitero Vecchio, a Olmeneta.